Veloci, 73esima puntata da WWE Spotlight. Ciao Luca. Ciao, ciao a tutti. Ciao, 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 ciao. Anche qui, in questa puntata, facciamo un attimo il punto sulla situazione per quanto riguarda SummerSlam da ciò che viene Raw. E la prima cosa che viene in mente, signori, è CM Punk, che si è presentato al pubblico dicendo di essere a posto per combattere per SummerSlam, chiama sul... no, a posto per combattere. Chiama sul ring McIntyre che dice sono pronto a combattere, ma non a Green Bay. Arriva Adam Pearce, sapete che c'è? A mio avete talmente rotto il cazzo che faccio combattere a SummerSlam. Ma vi metto un arbitro che vi odia Speciale. entrambi. E quindi arbitro speciale Seth Rollins. Allora, Luca, questo arbitro speciale ti piace o non ti piace? No, non perché Seth Rollins, non mi piace perché secondo me era una faida che andava sempre più sul personale tra i due, quindi McIntyre e Punk. E Rollins è entrato in mezzo, ok, gli hanno dato le motivazioni, però per me, non lo so, è un modo solo per non tenere fuori Rollins da SummerSlam e non lo approvo. Ed è un modo anche per far finire in modo sporco l'incontro a favore di uno dei due. Non mi piace, non avrei preferito un match magari a stipulazione, ma non con un arbitro speciale, in questo caso Rollins. E boh, vediamo cosa può succedere, però ecco, come scelta non mi trova molto entusiasta, ecco. Non Non so a sono te. convinto, come scusa, no, 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 non sono Non convinto so a nemmeno te. io della scelta dell'arbitro speciale in Seth Rollins. Sì. Credo che sia stata più una situazione, diciamo, di convivenza, di reciproco Sì. vantaggio. In realtà, però, la faida è tra CM Punk e McIntyre e doveva finire tra loro due. Questo elemento terzo di disturbo. Può più dare più fastidio che mettere ordine. Sì, aggiunge sicuramente delle incognite, però. Io onestamente Non qua mi trovo l'avrei molto voluta entusiasta. Esatto, vedere finire la situazione, ecco. bravo. Qua sembra invece che ce la portiamo avanti ancora per un altro po'. Altra cosa che mi viene in Sì. mente per quanto riguarda SummerSlam, c'è stato il match tra Dragunov e Bron Breakker. Vincitore andrà a SummerSlam per il titolo intercontinentale contro Sami Zayn, campione. Ha vinto Bron Breakker, quindi avremo il bis. Qua vado io, Luca, e poi dopo vai Sì, tu. ok. Non sono convinto di questa scelta di Breakker, non perché non se lo meriti. Non lo ritengo ancora adatto a sostenere un rematch. Che vuol dire? Un rematch, per essere tale, deve avere comunque, insomma, una strategia. Perché se tu il primo l'hai perso per determinati motivi, devi dimostrare che nel secondo match non lo devi riperdere per quegli stessi motivi. O perlomeno, no, di creare una tattica, un qualcosa. Insomma. Per esempio, Rollins contro Cody Rhodes è stato bello perché sembrava che i due avessero imparato dal match precedente. Ok? Bron Breakker io non ce lo vedo ancora, non so nemmeno se ce lo sarà, eccetera. Però non ce lo vedo adesso in una situazione del genere. Quindi fare un rematch, fondamentalmente caricando tutto il discorso dello storytelling su Sami Zayn, un po', ho paura. Aperta parentesi, Sami Zayn, in fine della puntata del main event, è andato insieme a Jey Uso contro JD McDonagh e Finn Balor. Non per i Non titoli, però. vedete il match singolo normale. Prima del match, classica entrata tra il pubblico, diciamo nel backstage si Sì. parte, eccetera. E c'è stato anche il tempo per la vecchia handshake tra Jey Uso e Sami Zayn ai tempi della Bloodline. Questo, diciamo, angle ci ha fatto vedere che innanzitutto le capacità di Jey Uso come, aperte virgolette, comedy intrattenitore sono più alte della media e come fondamentalmente Sami Zayn è bravo perché fa la comedy e diventa protagonista, però sa anche mettersi in disparte e fare quello, diciamo, più retto un attimo, eccetera. Luca, chiusa parentesi, vai sul discorso intercontinentale.
Allora, la cosa che mi dispiace di più, fermo restando che comunque sono concorde con la tua visione, è che hanno usato, perché secondo me è il termine adatto, usato Dragunov per rendere, per dare ancora un'opportunità a Bron Breakker. È vero che Dragunov forse, se tutto va bene, più che altro la speranza è che a Bash in Berlin ad agosto gli danno l'opportunità contro il futuro campione, insomma, dei pesi massimi, che se Dio vuole sarà Gunther, in Germania, a Berlino. Però qui, secondo me, doveva uscirne meglio. Invece ne è uscito come il classico jobber, che però ha un po' di status, che appunto perde perché l'altro deve andare ancora per il titolo e 90% va anche a vincerlo. Poi, vabbè, su Breaker sono d'accordissimo, per me lui deve ancora mangiarne di pane, ma in generale, poi per quanto riguarda la storia in sé, forse era meglio non rimandarlo subito, ma fargli fare ancora un piccolo tour di ripresa, diciamo così. Hanno preferito così, evidentemente adesso accelerano con lui, perché comunque, oh, io vedo sui social che a tanti piace, quindi loro vanno in base anche a quello. Quindi, No, quello sì, cioè, presa ce l'ha. sì, Spiar, capito? quindi sappiamo un po' cosa succederà, ecco. Quando c'è la spiar, Sì, tutti certo. il pubblico che fa il segno del cane e la trave del cane, Verso. verso il cane. Quindi sicuramente presa ce n'ha. Certo. Qualcosa c'è. Non mi venite a dire che è niente, il nulla cosmico, perché non è vero. Però tra quel nulla e il tutto c'è una via di mezzo. Altro discorso, tu hai accennato a Gunther, allora andiamo Sì. velocemente anche su Gunther. Sto giro da Priest e Gunther se le sono date invece che dette. Una storyline abbastanza scolastica, diciamo, niente di particolare. Non hanno, diciamo, alzato tanto i toni. Aspettiamo il risultato del match. Ricordiamo, senza fare pronostici, che il venerdì 2 faremo una preview sui pronostici, giusto, Luca? Sì, esatto, però ecco, come tu hai detto che è una costruzione scolastica, è vero, tutto anche qua inizia da King of the Ring, però secondo me loro parleranno nel match. Ah, se le diranno durante il match. Esatto, sì, nel senso faranno un grande incontro. Ok. Ah, sì. Faranno parlare le mani durante Esatto. il match. Invece, chi ha parlato parecchio, secondo me, è stata Liv Morgan, Eh già. che poverina se n'è andata piangendo, ok? Perché Dominic Mysterio le ha detto: io te odio con tutta la mia vita. E lei, poverina, se n'è andata via piangendo perché credeva di aver fatto breccia nel cuore del povero del mondo Invece. Dom. Quindi è tornato dalla mami. Forse sì, forse Qui c'è dietro qualcosa. Perché non può secondo finire così. Certo. me, sotto la cenere c'è della brace e della brace ardente soprattutto. Comunque, detto questo, Luca, ci sono un paio di cose che mi hanno fatto pensare questa cosa. Uno, quando è tornata la mami, Liv Morgan se n'è andata impaurita, però ridendo. Oggi se n'è andata via piangendo. Ma secondo me c'è qualcosa che non va, perché Dominic Mysterio ha trattenuto troppo Rhea Ripley Esatto. con quelle cose. Quindi si va sui particolari, secondo me. E questo può aiutare un attimo qualcosa in più anche in prospettiva, diciamo, del match per quanto riguarda il match per il titolo femminile. Yes. Vai, Luca. Tu mi dici No, qualcosa? niente, sono Ah, ok, d'accordo perché l'ho già detto comunque prima, in sé io credo che comunque non finirà qui, anche perché non avrebbe senso farla finire qui. Ci sarà un'altra pagina, magari anche proprio quella finale, nel match appunto di SummerSlam tra Liv Morgan e Rhea Ripley. Io credo che Rhea Ripley, dopo ne parleremo meglio nei pronostici quando sì. saranno, non sarà più nel Judgment Day. Ah,
Questa è una bomba che ci lascia così. Allora, Maurizio Mosca. fondamentalmente, che bella, che tempi, ragazzi. Durante Raw sono successe altre cose, nessuno però fondamentalmente che riguarda Non ce ne frega un SummerSlam. cavolo. No, perché onestamente anche basta la Wyatt Six che compare e malmena Chad Gable. Sheamus, Pete Dunne, sì, ci interessa, ma lo Tira lasciamo una certa. stare. Se volete, scrivetelo noi nei commenti. Bravi. Noi vi salutiamo qua. Vi diamo appuntamento alla settimana prossima. Vi ricordiamo sempre che venerdì 2 faremo la preview in diretta alle 9:30 su Twitch. Mentre per quanto riguarda la review, come dicono gli esperti di YouTube, ci sarà una premiere, un video Una premiere. premiere, una Un video premiere. premiere per quanto riguarda SummerSlam. Allora, io ringrazio Luca Libre per avermi fatto compagnia. Ciao Leo, grazie mille a te e a tutti. Ciao, invece io vi ringrazio tutti voi che ci avete seguito, mettete like, iscrivetevi al canale, ciao, buonanotte.